Riccardo Cristiano, Liberi TV. Siamo sempre a Soveria Mannelli, sempre alla casa di riposo e mouse. Questa volta in compagnia della cognata della signora Rosa. Come vi chiamate? Rosa. Anche Rosa, due rose al prezzo di una. E dall'altra parte invece abbiamo la nipote preferita. Che come si chiama la nipote preferita? Lina. Lina, ecco, adesso io devo chiedere quello che non sono riuscito a sapere dalla signora Rosa. La signora Rosa che tipo è? Soprattutto quando era giovane. Signora Rosa è stata un pochino davvero tremenda. Tremenda? Tremenda, sicura di sé, chiacchierosa, sempre scherzando. A me mi ha voluto sempre bene. Mi ha pure difeso qualche volta. Si curava come si cura anche adesso, cioè ci teneva molto all'aspetto fisico, mangiava bene. Poverina, quello che c'era, mangiavamo tanto, mangiavamo tutto, quello, fagioli, patate, verdura, quello che c'era. Voi, secondo quello che ho domandato prima alla signora Rosa, c'è un segreto per arrivare a 105 anni o comunque è una questione soprattutto di testa e di voglia di vivere? No, io penso che questa non è né proprio la vita che arriva così, non è né il mangiare né pensieri, niente, è proprio questa situazione da donna, di un uomo che arriva a setà. Quindi è una questione forse genetica che sì, si tramanda, diciamo, di generazione in generazione, anche perché so che ha una sorella, aveva una sorella, la signora, che pure lei mi pare che aveva 102 anni o qualcosa del genere, sono 100 anni. Sì, pure 100 anni, sì. Quindi sarebbe come... La mamma di Silvana. Anzi, lei è la prima, Rosa, la prima. Sì, che comunque ha raggiunto questo primato, perché 105 anni comunque è ragguardevole, poi comunque è lucida, una persona che capisce, che mangia da sola, cioè... Poi vi dico una cosa, non ha avuto figli, figli non ha avuto, non è stata tanta preoccupata, lavori a destra e a sinistra, perché è stata lei col marito, poi il marito parecchi anni fa non c'è più, che è morto, è venuta a mancare ed è rimasta sola, però è stata sempre... una brava, non si è mai litigata con nessuno, ha mangiato tutto, è stata sempre affezionata a me, mi ha voluto sempre bene. La signora Rosa? Sì, mi ha difeso parecchie volte. Se c'è stata qualcosa, lei mi ha difeso sempre. Evidentemente comunque è sempre stata una persona battagliera, una persona che comunque voleva difendere se stessa ma anche gli altri. Ma questa nipote preferita invece da questa parte, cosa pensa invece della signora Rosa, della zia Rosa? La zia Rosa è stata sempre una che mi ha voluto pure bene, è stata sempre, magari che se è fatto qualche cosa sempre voleva a me, no, da piccolina. Sì. Poi mi ha cresciuto. Ma un aneddoto particolare che ci potete raccontare della zia Rosa, che vi ricordate, non lo so, da bambina, qualcosa che ha fatto lei o che vi ha fatto a voi? Ma ci faceva le bambole. Ah, lei sapeva costruire le bambole? Sì, beh, di stoffa, no? E poi le riempiva di stoffa dentro, no? Ci costruiva queste bambole per giocare. Sì, quindi all'epoca... Lei è un tipo ingegnere. Ah sì, lei quindi è un tipo creativo. Ma io ho sempre sentito dire che le persone creative, quelli che comunque tengono in allenamento il cervello, sono quelle che poi alla fine hanno più voglia di vivere, vivono di più. Ho avuto sempre questa volontà di vivere, insomma, di stare bene. Poi è stata un po'... quando col marito che se è stato male il marito, poi io andavo io sempre lì aiutare a pulirlo, il marito mattina e sera, insomma, che voleva sempre a me pure. Chiaramente, la nipote preferita ovviamente si rivolge sempre, infatti. A questo punto io volevo chiedere, fare un'ultima domanda e chiedervi una cosa. Della signora Rosa, voi... mi sapreste raccontare un aspetto del carattere? Voi mi avete già detto, è una persona caparbia, è una persona molto forte, ma quando era magari giovane, aveva magari 20 anni, 30 anni, com'era? Era una persona che... qual era l'aspetto del suo carattere che ancora oggi traspare da lei? Il carattere suo era di fare dispetti. Ah, era dispettosa. Ah, c'è sempre qualcosa di dispetto, le sorelle, un'amica, se aveva lei un po' di amicizia con qualcuno, le piaceva di fare un dispetto, no?
una cosa, insomma, quello che sia, perché ci faceva uno scherzo, gli piaceva ad ella. Quindi dicevamo prima, ridere, scherzare, stare in compagnia, probabilmente è merito proprio della sua indole, del suo carattere. Qui però alla casa di riposo e Maus, diciamo che è circondata anche da persone che la fanno ridere, la fanno stare bene. Sta quieta, poverina, adesso sta quieta, non mi conosce. Sono arrivata, Roque, mi conosce? No, non ti conosce. Ormai ce l'ho. È normale. La sua età è normale che sia così. Certo. Comunque. Però è stata sempre brava, mi ha voluto sempre bene, sempre. E lei, da che mondo in mondo, insomma, dal passato, lei che lavori faceva? Lei aveva qualche lavoretto? Si occupava? Maglie, l'uncinetto, sì, lavorava sempre lei, sì. Anche fino forse a qualche anno fa? Sì, fino all'altro anno, prima di venire qua lei lavorava a casa, sì. Quindi comunque si è sempre mantenuto in attività, non ha mai, diciamo, lasciato? Poi facendo di casa, si è fatto tutto, sì. Quindi è una persona molto attiva. Ho fatto niente, poi dopo che non faccio niente. Sì. Comunque, io ringrazio davvero la cognata, la nipote preferita, la casa di riposo e Maus che ci ha ospitato oggi per fare queste interviste. Ringrazio ovviamente la signora Rosa e le auguro, oltre di festeggiare il prossimo compleanno che noi oggi invece abbiamo testimoniato, di rimanere sempre in forza, essere sempre allegra con questa voglia di vivere che sicuramente è il segreto della sua longevità. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Soveria Mannelli.